Giancarlo, mi senti? Sì, benissimo, ciao. Ciao, buonasera e ben ritrovato. Visto che ci avevamo fatto già un'intervista, se non sbaglio, a maggio dello scorso anno, se non erro. Credo di sì. Sempre, credo di sempre sì, con me. Non mi ricordo il periodo sì, preciso. Ero sempre di sì. Io, diciamolo. Ci ho fatto caso oggi pomeriggio, mentre stavo guardando un attimo le vostre news, diciamo, ecco qua. E allora, come dicevo ai radioascoltatori, abbiamo Giancarlo che è il chitarrista e il cantante di questa band che sono i Warblood, e una band fondata nel 2002 dallo stesso Giancarlo, e adesso continuerà Giancarlo, diciamo, a presentarci la sua band con tutte le novità, tra cui anche il nuovissimo album ci presenterai, che è Master of the Dead, che è uscito qualche mese fa, se non erro, e che noi ancora non abbiamo recensito, perché però so che me l'hanno già passato, quindi a breve scriverò di questo lavoro, che di cui tra l'altro oggi ho sentito anche il singolo, è veramente notevole, poi lo condivideremo insieme con i nostri radioascoltatori. Allora Giancarlo, parlaci di questa, della tua band, di come nasce, un po' tutto quanto, okay. Vai. Allora, innanzitutto siamo qua al completo, c'è anche Elena che è la batterista, e c'è anche Davide. Ciao Elena, ciao. Ben trovata, ciao Davide. E c'è anche Davide che è l'altro chitarrista. E niente, facendola molto breve, siamo nati ormai 20 anni fa, quindi nel 2002, infatti l'anno scorso abbiamo festeggiato i nostri 20 anni di attività con due festival che sono andati veramente bene. E niente, siamo nati principalmente come gruppo, diciamo, che iniziava un po' il death melodico svedese con il death americano, poi pian pianino nel corso degli anni abbiamo perso un pochettino quell'aspetto più swedish a favore di qualcosa di più prog e anche un po' più tecnico, sempre magari rifacendosi a gruppi storici americani come Ape, Death o cose del genere. Suoniamo, una delle nostre, posso dire forse caratteristiche, ma non so se è il termine giusto, è che suoniamo sempre al basso, abbiamo questa... Sì, infatti l'avevo notato nella line-up che non ci fosse il bassista, però credevo che ci fosse qualcuno di voi che parallelamente curasse... Le parti no, di... allora sull'album il basso è registrato, lo faccio io, oppure in album precedenti è stato fatto da amici, però dal vivo preferiamo suonare con due chitarre e batteria, ci piace proprio questa soluzione dove si crea questo, diciamo, distacco tra appunto la parte ritmica della batteria e la parte più melodica delle chitarre, senza quella pasta tra virgolette che unisce le due cose, che di solito è appunto la funzione del basso. A noi piace proprio questa sonorità che si crea senza questo suono che va a unire appunto le due parti ritmiche e melodiche. Un suono secco, diciamo, diretto, così, senza che ci siano, diciamo, rimbalzi di sottofondo, diciamo così. Ma forse più che diretto, perché comunque anche il basso aiuta, però sì, più sì, che diretto, diciamo, forse più pulito, si nota molto meglio quello che fa la batteria e si nota molto bene quello che fa le chitarre. Questo ovviamente non sto parlando della musica in generale, parlo di quello che facciamo noi, quindi noi provando e componendo senza basso creiamo appunto, cerchiamo appunto una soluzione così, di questo tipo, ma ovviamente non sto criticando il lavoro che fanno i bassisti nelle band, anzi, per altre cose sono indispensabili. Nei nostri pezzi non lo riteniamo così fondamentale, ecco, tutto qua. Poi, dopo 20 anni che suoniamo insieme, si è creato una tale sintonia, non so come dire, un tale feeling tra di noi che non ci va di metterlo in discussione aggiungendo, diciamo, altri componenti o cose del genere. Ho capito. E niente, abbiamo fatto 5 album, questo che hai nominato tu, Master of the Dead, che è uscito ormai un po' di mesi fa, è il nostro appunto 5º album. Siamo sotto Punishment 18 Records, che ringraziamo sempre perché
in realtà il disco esce per il Despiù, ma è una divisione della Punisher in 18 del 30. Sì, infatti avevo letto che praticamente tutti, se non erro, quasi tutti i vostri album sono usciti con questa etichetta. Esatto. A parte il primo, che è un'etichetta inglese, che poi è fallita. Non grazie a parte appunto il primo disco, poi ci siamo sempre trovati benissimo con Corrado e Punishment, quindi anche un'ottima collaborazione, anche un ottimo rapporto con lo staff, diciamo, della Punishment a questo punto. Sì, esatto, un rapporto di amicizia, posso dire, veramente ormai consolidato nel corso degli anni, e ci troviamo davvero bene con Corrado, con Monica, che collabora con Corrado per quanto riguarda tutta la promozione. No, siamo super soddisfatti del lavoro che fanno e spero che la cosa continui a lungo. Te lo auguriamo, allora. Senti una cosa, io ricordo di nel 2018 che hai recensito il vostro Putrefaction Emphasis, che era l'album precedente, che e mi era piaciuto un sacco perché avevo sparato un 82, una cosa notevole era questo disco, ma immagino che quello nuovo sarà altrettanto, ripeto, ancora devo ascoltarlo. Che cosa cambia tra quell'album e Master of the Dead? Allora, non credo che ci sia un'enorme differenza come con l'album precedente. Innanzitutto quello nuovo è un concept, quindi ci siamo anche concentrati un po' sulla storia, e quindi i pezzi sono tutti basati su appunto la vicenda e la vita di questo scienziato dell'Ottocento, del quale noi raccontiamo un po' le creazioni e le invenzioni. Come dal punto di vista del suono, siamo tornati forse a qualcosa, parlo proprio del suono, non delle composizioni, qualcosa di un po' più old school. Poi non ci sono trigger nel disco, non ci sono particolare uso della tecnologia, diciamo così. Abbiamo registrato in maniera molto semplice, come si faceva 20 anni fa, diciamo. Ho capito. Per ottenere un suono molto naturale, ecco, ci interessava ritrovare un po' un suono live, un suono molto, molto naturale. Per quanto riguarda le composizioni, io, almeno dal mio punto di vista, credo siano un po' più mature e un po' più elaborate di quello che erano su Putrefaction Emphasis. Diciamo che Putrefaction Emphasis era un po' la continuazione pari pari di God of Zombie, che era il nostro terzo album, c'era una continuazione naturale. Questo si stacca un pochino, però sempre Warblood. Cioè, certo, il marchio è quello, indubbiamente. Sì, penso, ecco, non è presunzione, però credo che i nostri pezzi, bene o male, si riconoscano, ecco. Cioè, nel disco nuovo, se uno ascolta, anche se sono cambiati un pochettino i suoni, le composizioni sono un po' più elaborate, però credo che siano Warblood al 100%. Vi saprò ridire quando questa settimana, certo, riuscirò, spero, a recensire il vostro disco, allora. Che poi chiaramente troverete sulla nostra webzine, su metalwave.it, anche per i radioascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Allora, dunque, noi mi hanno mandato praticamente un brano da ascoltare, che è Anti-Necrosis Formula, se non erro, che è tratto da questo vostro nuovissimo disco. Di cosa tratta questo album, di questo brano, e poi se puoi spiegarci un pochino il video, perché mi ricorda, a vedere tutti questi arnesi, mi ricordano un po' i Carcass di Necroticism del 1991. Sì. Ecco, dimmi qualcosa di questo video. Allora, la canzone, come tutto il resto dell'album, parla di Paolo Gorini, che è uno scienziato dell'Ottocento, che ha lavorato a Lodi, quindi nella nostra città, ed era uno scienziato un po' anomalo, ha passato la sua vita nel cercare di contrastare
la putrefazione dei corpi, cercando un modo di conservarli in maniera perenne, no? Quindi aveva inventato un sistema di mummificazione, diciamo così, anche se è più corretto dire forse pietrificazione, che appunto per conservare i corpi e evitare che venissero danneggiati appunto dalla putrefazione classica. È un personaggio molto particolare, essendo un personaggio che trattava delle cose che ci affascinano molto, ci sembrava bello dedicargli un album. Poi tra l'altro ha lavorato nella nostra città, quindi qua a Lodi c'è un museo dedicato a lui. E il video, cosa dire? Il video sono praticamente le sue creazioni, cioè sono tutte cose di Paolo Gorini, che io sono andato a fotografare personalmente all'interno del museo e poi ho animato in quel modo, come si può vedere nel video che si trova tranquillamente su YouTube. E io ho animato e ho messo così in maniera anche un po' ironica, e credo che Paolo Gorini comunque fosse uno scienziato che apprezzasse anche il lato un pochettino ironico in quello che faceva. E comunque sono tutte sue creazioni, cioè sono i suoi preparati anatomici che si possono vedere dal vivo qua a Lodi nel museo a lui dedicato. Allora, chi volesse andare a Lodi, allora i nostri radioascoltatori può andare a vedere questo museo che, diciamo, un museo, penso, solo suo è il museo con tutte le sue opere, o ci sono anche altre opere di... No, è una piccola collezione anatomica solo sua, Ah, solo sua. è gratuito, si trova vicinissimo a via Paolo Gorini, quindi alla via che comunque prende il suo nome. È una piccola collezione però interessante. Se Immagino, perché... uno è in zona e vuole vederlo, gli consiglio di andare sul sito per vedere gli orari perché apre solamente 2 o 3 giorni a settimana. Ho capito. Infatti ho visto, è un bel lavoro hai fatto di montaggio del video con queste immagini che, come dicevi, sono delle tue fotografie personali e sono veramente interessanti sotto un profilo anatomico. Grazie mille. Veramente, veramente interessante. Mi sono anche divertito molto a animare questi preparati ottocenteschi con un computer, quindi c'è anche un po' questa cosa divertente di usare una tecnologia completamente assente nell'Ottocento, ovviamente, con invece dei preparati tipici di quel periodo. Ho capito. Allora, senti una cosa, parlando invece della vostra attività, diciamo, diciamo così, di questo nuovo disco, di farlo conoscere al pubblico, eccetera, eccetera, come sono i vostri, diciamo, i vostri programmi sotto un profilo live, se ci sono degli appuntamenti per i nostri radioascoltatori che volessero venirvi a vedere? Allora, quest'anno partiamo alla grande perché fra una settimana esatta, il 28 gennaio, suoneremo allo Slaughter di Milano, Paderno Lugnano, essere precisi, per il Rock Hard Italy Festival, quindi è un festival importante che dopo qualche anno ritorna e è un festival con band italiane, ma devo dire che ci fa veramente piacere condividere il palco con grandi nomi del panorama italiano e quindi invito tutti a partecipare numerosi a questo Rock Hard Italy Festival perché sarà un bellissimo evento, un bellissimo concerto. Poi abbiamo altre date sia qua in zona sia fuori regione. Stiamo collaborando con Greystone Booking che sta lavorando molto bene, ci sta procurando un po' di date in giro. Non ho ancora la conferma per qualche festival estivo, ma spero proprio di riuscire anche a partecipare a qualche festival quest'estate e poi vediamo volta in volta cosa salta fuori. Noi siamo aperti a accettare proposte per suonare, per dividere il palco con altre band, così. Senti, un'ultimissima domanda. I radioascoltatori che volessero acquistare il vostro disco, dove lo trovano? Ma si trova in molti negozi specializzati, e se no, altrimenti si ordina sul sito della Punishment. E
18 Records, se no noi abbiamo una pagina su Bandcamp dove si può trovare tutto, anche del merch. Ah, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, senti Giancarlo, il tempo a nostra disposizione è finito, allora ti invito a lanciare questo brano che andiamo ad ascoltare, che ripeto è Anti-Necrosis Formula, e hai il tuo, diciamo, il tuo minuto di gloria, diciamo così, lo chiamiamo così qua nello staff di Metal Wave, e di tutto quello che vuoi dirci, e poi lanci il brano e ci salutiamo, ok? Ok, beh, vai. Innanzitutto grazie, lo spazio che ci avete dedicato, per noi è sempre... Grazie a tutti. Grazie, grazie. Per noi è sempre un piacere chiacchierare con appassionati di musica e promuovere quello che facciamo. E niente, su questo video, cosa dire, Anti-Necrosis Formula parla semplicemente della formula proprio, cioè della composizione chimica che utilizzava appunto Paolo Gorini per pietrificare i cadaveri. È una formula che tra l'altro è stata segreta per tantissimi anni, poi una ventina d'anni fa si è scoperto effettivamente come faceva. La cosa era affascinante e ci abbiamo creato un testo e una canzone. Quindi godetevi questa Anti-Necrosis Formula, che è la parte quinta di Master of the Dead, che è una canzone, diciamo, un concept suddiviso in cinque pezzi, e Anti-Necrosis Formula è l'ultima parte, cioè la quinta. E niente, ringrazio ancora tutti e godetevi Anti-Necrosis Formula. Allora, ciao a tutti, grazie ai Warblood, a Giancarlo, Davide, Elena che erano presenti in radio, e in bocca al lupo allora per questo nuovo Master of the Dead, e niente, andiamoci a sentire questo singolo Anti-Necrosis Formula. Ragazzi, ci sentiamo, ciao, grazie a tutti, ciao, grazie a voi, ciao.